ci sono stati dei grandi cambiamenti. Vuol dire, grandi cambiamenti che, diciamo, al di là del percepito, poi vedremo, vuol dire, le parti mezze vuote del bicchiere, che per me, vuol dire, nella sanità italiana e anche nella nostra meritoria, vuol dire, sono evidenti. È sostanziato da una cosa: fatto pari a 100, le persone che necessitano di assistenza sanitaria ospedaliera, perché questa è monitorata costantemente. Questo la Romagna e Rimini, nonostante la sua posizione di limitrofia con un'altra regione che è Marche, vuol dire, è una di quelle che ha un minore efflusso di persone verso altri territori regionali fuori della Romagna e fuori della regione Emilia-Romagna. Fatto pari a 100, le persone, vuol dire, di questa provincia che richiedono la necessità di un ricovero ospedaliero, 93 circa si fermano nell'ambito della Romagna. Due e mezzo, vuol dire, in altre aziende, unità sanitarie locali della Romagna, e 4 se ne vanno, vuol dire, fuori regione, e nella stragrande maggioranza dei casi per la provincia è una mobilità di confine, perché la regione prima verso la quale si emigra, guarda caso, è la mia regione di origine, che notoriamente non è la Lombardia ma è le Marche, e quindi è più che mobilità per qualità, è mobilità per limitrofia, vuol dire, e quindi è. Quindi si parte da queste considerazioni. Non posso non vedere, senza la necessità di essere dall'altra parte, in una condizione di bisogno, quella che è la parte mezza vuota del bicchiere. E la parte mezza vuota, nonostante che noi apparteniamo a una delle regioni con sistema sanitario più avanzato di questo paese, è importante. È importante nell'ambito delle iniquità. Prima si parlava, vuol dire, della facilità di accesso ad una prestazione in funzione del censo, perché questo c'è. Questo c'è quando, vuol dire, un sistema non è nella condizione adeguata, anche se è meglio di altri, ma comunque guardiamo la parte mezza vuota, appunto, dicevo, quando non è un sistema di dare accesso ad una prestazione in tempi opportuni. Quando un sistema non è accesso, vuol dire, di prendere in carico i bisogni complessi, molteplici di una persona, dove il cittadino portatore di un bisogno deve fare la colla tra professionisti e tra preservizi, anziché essere, come diciamo noi, preso in carico. Perché da 30 anni a questa parte diciamo le stesse cose e abbiamo del malessere a realizzarle? Non è forse il caso che tutti, a partire, vuol dire, da noi professionisti, cominciamo a riflettere? Perché, vuol dire, non è pensabile che noi organizziamo i servizi parlando, vuol dire, di centralità della persona, e invece noi mettiamo al centro delle attenzioni coloro che la persona la devono servire. Le prestazioni non si erogano più come si erogavano quando io mi sono laureato, vuol dire, negli anni 80. Oggi, vuol dire, le tecnologie che noi abbiamo consentono di rendere le prestazioni prossime ai soggetti che ne hanno bisogno, senza che tutto ciò che è necessario sia contemporaneamente presente nello stesso luogo. Oggi noi possiamo fare l'ecografia, voglio dire, nelle zone interne di questo territorio, per esempio, tanto per non andare lontani, e leggere, vuol dire, l'immagine, vuol dire, nell'ambito di uno dei più potenti ospedali di questa regione, che è l'ospedale di Rimini. Dicasi altrettanto, voglio dire, di quello che è un elettrocardiogramma o altre prestazioni ancora. Noi siamo ancora, si parlava, mancano i medici. Beh, cari signori, è colpa nostra, latamente intesa. Cioè, non è pensabile che, vuol dire, qualcuno si sottragga alla responsabilità del fatto che noi abbiamo deciso di programmare le professioni sanitarie non in funzione dei bisogni da servire, ma in funzione dei quattrini che volevamo spendere. Perché adesso le stiamo pagando tutte. Non è che avevamo bisogno della sfera di cristallo per sapere che quando arrivavamo, se ci arrivavamo, a 67 anni bisognava andare in pensione. Quella è una delle poche cose che noi sapevamo. E noi abbiamo continuato a formare della gente,
riducendo il numero programmato e quant'altro. Anche io sono uno che è sempre stato favorevole al diritto allo studio, poi dopodiché uno una volta che ha studiato può anche fare un'altra cosa, se voglio dire non riesce a inserirsi nell'ambito del mercato del lavoro, è chiaro, ma vuol dire la cosa fondamentale è avere il diritto di studiare. Allora, e questo perché è venuto? Perché abbiamo avuto, voglio dire, delle responsabilità di natura corporativa, perché meno medici ci sono e più è il potere dei medici, vuol dire, che ci sono. E su questa cosa, voglio dire, bisogna che io ho una cultura diversa dalla mia, dice che la consapevolezza della colpa è l'inizio della salvezza, ma se non riconosciamo la colpa, vuol dire, sarà difficile, vuol dire, la salvezza ci deve venire contro. E che quindi da questo punto, anche oggi non troviamo, io ho dato i contratti di lavoro a colleghi che sono abilitati all'esercizio della professione e non ancora specialisti, ho dato i contratti di lavoro già pronti a tempo indeterminato a coloro che si specializzeranno nel 2024, per dire, oh, dico, mi preparo. E però, anche qui, e per quale ragione? Questo è un sistema pubblico allargato, si dice pubblico e privato. Per quale ragione io pubblico, che sono in quelle condizioni che prima la dottoressa Perin e anche il presidente dell'ordine rappresentavano, non posso assumere a tempo indeterminato un laureato in medicina abilitato all'esercizio della professione e una struttura privata accreditata, la cui prestazione il pubblico paga, lo può fare. Se i medici sono una merce rara, quando non hanno valore aggiunto in salute, perché dobbiamo usare dei medici? E allora, voglio dire, i colleghi del pronto soccorso sanno di che cosa io sono portatore. Un medico su mezzo di soccorso avanzato non ha valore aggiunto rispetto ad un infermiere formato, voglio dire, nelle funzioni di supporto alla vita. Io ne sono un sopravvissuto. Quando, voglio dire, ho avuto un infarto in un altro paese, non ho visto un medico. Ho visto un infermiere che mi ha trattato egregiamente e i miei infermieri sono in grado di farlo. Ma noi ci rendiamo conto che questo paese, questa regione che non ha nulla da invidiare ai servizi dell'Olanda, ai servizi della Svizzera, ai servizi del Regno Unito, Germania, Francia, beh, lo sapete che vuol dire noi spendiamo, perché qua vuol dire un conto è la percentuale sul prodotto interno lordo, ma qua vuol dire i servizi li paghiamo in euro, mica in percentuale. E vuol dire noi per ogni cittadino italiano spendiamo mediamente 1500 euro in meno. Detto in altri termini, voi che siete coloro che io devo cercare di non sperperare i quattrini che la collettività mi rende disponibili, e però voglio dire a chi detiene la responsabilità politica, voglio dire, spetta il compito di rendere disponibili i soldi che sono necessari per fare le cose dei servizi che vogliamo dare alla nostra gente, e non ci siamo. Non ci siamo, non è possibile, perché il perpetuarsi di una situazione di sottofinanziamento determinerà in modo strisciante quello che altri hanno già detto, e cioè l'uscita verso, vuol dire, dei sistemi alternativi che quelli che prendono il mio stipendio si possono permettere, ma quelli che appartengono alla mia classe sociale di origine no. E questo io lo ritengo profondamente ingiusto.